Cosa ho in mano, Giulio? Ha in mano un prodotto che segna, diciamo, una piccola pietra miliare del nostro canale. Una milestone, perché per la prima volta ci occupiamo di Do It Yourself, di cui tu sei un esponente, un esperto. È vero, esponente. È vero, mi diverto a smanettare. E a quindi costruire. Diciamo, questo è uno dei principi dello smanettamento. Per chi comincia e si vuole fare un amplificatore molto performante a pochi soldi e facile da costruire, si chiama Aka ed e l'ha progettato addirittura il tuo amico Nelson Pass, dove Aka sta per Audio Camp Amplifier. E poi raccontiamo un piccolo aneddoto sulla storia di questa cosa. Però, per non essere da meno. Aspettate. Dove? Non è che io mi faccio parlare dietro, perché anche io mi sono costruito il preamplificatore che amico di questo finalino. Però è quello in nero e questo è chiaro. E vabbè. Vabbè. Diciamo che esteticamente non si sposano granché. A tra poco con l'apertura, lo smontaggio e la descrizione tecnica di questo prodotto, che è davvero molto interessante. A dopo. Dunque, ci troviamo al cospetto del Aka. Dell'Aka. Breve racconto. Vai. Dunque, Nelson Pass a un certo punto decide, prima della pandemia, di fare una sorta di campus in California, Audio Camp si chiama, dove l'idea era quella di vedersi con degli appassionati un sabato mattina. A ognuno veniva fornito un kit e l'idea era quella di mandare via queste persone il sabato sera con un amplificatore funzionante. Quindi è evidente che doveva trattarsi di una cosa estremamente semplice, veloce da realizzare, anche per persone che non avevano nessuna esperienza con il saldatore. Il saldatore. Quindi, come te, diciamo. Perché come me. Ho visto le tue saldature. Ho visto le tue saldature, va bene. E nonostante tanti anni continuo a farle di schifo. Va bene. Dunque, quindi, per fare questa cosa, Nelson Pass ha realizzato questo circuito, che è uno per canale, e adesso lo facciamo vedere. Eccolo qua, 1 e 1, 2, semplicissimo, perché ha un solo... Aspetta, però sì, questo scusami. Poi centriamo scusami, meglio nel va merito bene, va bene. Della descrizione. E a questi signori ovviamente non veniva dato il cabinet, cioè veniva dato soltanto il finale dell'apparecchio funzionante, magari attaccato su una basetta o qualcosa del genere. Che cosa è successo? Che questo kit ha avuto un sacco di successo e è stato commercializzato attraverso Pass Do It Yourself, che è diciamo la parte di Nelson Pass che vende i kit. Dopodiché quindi, è stato... Cioè, scusate se interrompo, sì. Nelson Pass, oltre a realizzare amplificatori, lo conosciamo tutti, c'ha anche questa parte di business che è una parte di business molto intelligente, che gli sta facendo guadagnare bei soldini, perché soprattutto negli Stati Uniti va tantissimo il Do It Yourself di Nelson Pass, ed è giusto, è una firma assolutamente importante. E quello che troverete nel video... inseriremo il link sia alla parte in cui, diciamo, al sito in cui Nelson Pass spiega questo progetto, sia a una fantastica videoguida alla costruzione. Inseriremo anche il link del negozio che vende il kit, sì. E poi c'è una simpaticissima notazione che riguarda l'Italia, perché certamente il contenitore è realizzato da HiFi 2000 di Bologna, sì, che è molto contento di aver venduto N contenitori, lui parla di oltre i 4.000, sì. Diciamo il numero è continuamente in crescita, infatti questo contenitore, lui fornisce solo il contenitore, è totalmente realizzato a Bologna, assolutamente vicino all'aeroporto. Ok, ovviamente si può acquistare in kit sia il contenitore sia la parte elettronica. Quindi, che entrambi. Esatto, quindi ti arriva a casa tutto il pacchetto. Con tutte le bustine, con tutte le cose, come forse qualcuno di voi appassionato di nuova elettronica. Dove c'erano proprio i blister. Non è esattamente così, ma è simile. Oh, una cosa che vorrei che tu descrivessi, prima di passare
alla visualizzazione interna e il la possibilità pannello posteriore, certo, perché questo ha la possibilità di essere messo in stereofonia come lo abbiamo ascoltato. Pure. Lo mettiamo più così si vede meglio? A favore di quella camera. Quindi in stereofonia, sì, questo centrale, esattamente, poi può essere messo a ponte. Che significa ponte? Spieghiamolo. Sì, scusate, significa che possono essere messi in serie i due amplificatori. Esatto. Quindi piuttosto che fare 7 watt stereo se ne ottengono 14 mono. Ovviamente ce ne vogliono due di questi. Canale destro, canale sinistro. Quindi doppio monofonico. Doppio. Ma poi c'è un'ulteriore opzione che la lascio piace, a te. Vai, che mi piace da morire, ecco, che è quella del bilanciato. Vedete che c'ha un unico connettore bilanciato. Perché? Perché una scheda fa il segnale positivo e l'altra fa il segnale negativo. Però quando lo usi in bilanciato è un amplificatore mono e quindi ancora una volta ne servono due. Quindi di fatto hai un amplificatore con le due sezioni che fanno i due segnali opposti in fase. Il segnale bilanciato, ricordiamo, è fatto di due segnali, il segnale positivo e lo stesso segnale negativo. Questo serve nel mercato del professionale per ammazzare i rumori, perché poi si fa l'inversione di fase, si fa la somma e quindi quello che è il rumore viene automaticamente totalmente ammazzato. Cancellato. Immaginate che un microfono con un cavo che deve fare 50-60 metri di rumore sicuramente ne capta tanto. Benissimo, quindi passiamo alla descrizione, semplice descrizione tecnica. Io non voglio fare cose complicate perché vorrei che da questo video qualcuno si mettesse in testa di realizzarlo. E noi forniremo tutti i link per andare a cercare dove prendere i pezzi. Allora, adesso passiamo alla visualizzazione. Passiamo prima, allora, questo è l'alimentatore. In questo caso io ho usato un alimentatore military grade che ho comprato su Amazon. Facciamo così, mi sfilo un attimo. Sfilati. Vado a prendere la telecamera per far vedere. Bravo, esatto. Quindi questo è un military grade che ho comprato su Amazon e questo è un 24 volt 10 ampere. Qui ne basterebbero 5 o 6, ma visto che la differenza di prezzo era estremamente bassa, ho preferito utilizzare questo. È un po' scomodo perché è aperto, quindi diciamo dovete stare attenti eventualmente all'acqua, però io l'ho preferito perché poi l'ho guardato con l'oscilloscopio e va sicuramente decisamente meglio del suo omologo per computer. Quindi, come vedete, il circuito è di una semplicità assoluta perché c'è un unico transistor che fa il buffer d'ingresso, che è questo, e una coppia di MOSFET IRF 240 che fanno l'amplificazione. È una topologia circuitale particolare perché? Perché l'alimentazione non è duale come in tutti gli amplificatori, cioè 15 volt, 0 meno 15 volt, ma è semplicemente 0 più 24. Quindi dal punto di vista circuitale il circuito è proprio disegnato per funzionare in questo modo e quindi è ancora più semplice. L'unica cosa che va fatta è questa piccolissima regolazione che è di una semplicità disarmante e per la quale serve un tester. Quindi chiunque voglia cimentarsi nella costruzione dell'amplificatore si ricordi che ha bisogno, oltre che del saldatore e dello stagno, anche del tester. Cablaggio interno? Il cablaggio interno in questo caso è stato fatto molto bene perché hanno utilizzato del cavo della Climo. Poi tu non mi fai mettere gli occhiali, però io poi così non vedo. Ma ti consento di metterli. No, va bene. Del cavo Climo per quanto riguarda i diffusori. Allora, non state tanto a impazzire per un pezzettino di cavo da 25 cm, quindi se avete un cavo buono, bene, se avete un cavo, diciamo, un po' meglio del semplice cavo rosso e nero delle casse, va bene lo stesso. Le saldature sono pochissime perché le resistenze mi pare che siano 6 o 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 resistenze, un transistor, 4 condensatori, e due transistor finali, quindi diciamo che è una manciatina di componenti. Due parole su come vengono attaccati i dispositivi attivi sui dissipatori, perché certamente c'è l'interposizione l'interposizione perfetto di una mica isolante, ok, però con una semplificazione, perché normalmente i transistor sono metallici
in questa parte. Invece questi IRF, questi MOSFET IRF 240 hanno il contenitore completamente plastico e quindi non c'è bisogno di interporre la rondella in plastica, per cui è ancora più semplice. Tenete conto che nel kit vengono date anche le miche isolanti e un pochino di grasso al silicone, quindi è ancora più semplice. Dicevamo, eccellente costruzione meccanica. Sì, molto semplice, perché poi si basa sull'impiego di questi pannelli preforati, delle squadrette metalliche, poche viti, quindi anche dal punto di vista della realizzazione meccanica stiamo parlando di una realizzazione piuttosto semplice. Piuttosto semplice. Da fare. Però la cosa che a me piace molto di questo cabinet è che è veramente alluminio, ma poi guardate la bellezza delle alettature ondulate. Questo è un brevetto di Hi-Fi 2000. Perché con l'ondulazione aumenta la superficie, esatto. Radiante, esatto. Che poi di un 20%, quindi vuol dire che si possono fare alette più piccole con una maggiore efficienza e quindi un minore spreco di materiale e di costo. Sì, è veramente interessante, insomma, il fatto che... Serigrafato molto bene. Ecco, sì, serigrafato veramente bene, allora, adesso magari non si vede particolarmente bene, ma nei dettagli lo facciamo vedere. Ma la cosa bella è che alla fine ottenete un oggetto che veramente è un oggetto proprio di... Bello. Realizzazione industriale, cioè non sembra, esatto, assolutamente la cosa da cantinaro. E teoricamente chi vuole si può anche far personalizzare il pannello frontale da Hi-Fi 2000, magari ci metti un fumeter, magari ci mette qualcosa in più. Oppure ci metti costruito da Giancarlo. Costruito lo da, puoi mettere dietro, da Giancarlo, qualsiasi cosa vogliate. Okay. Mi sembra ottimo. Allora, all'ascolto, chissà come suona. Ma essendo un prodotto progettato da Nelson Pass, secondo me suonerà bene. Molto. A dopo. Così me lo... Giulio, così me lo metti in difficoltà, poverino. Ma io con un po' di cattiveria, lasciamo un po' di sottofondo? Appena appena, sì. Io con un po' di cattiveria sono andato a mettergli la sinfonia numero 8 di Bruckner, cercando di mandarlo in crisi, perché in crisi dobbiamo dire, non c'è andato. Non c'è andato. Ha vinto sempre. Non c'è andato con il jazz, con un po' di pop, rock. Le voci ci è piaciuto tantissimo. Allora, intanto ragioniamo su un fatto. Questo amplificatorino tira fuori una potenza di, abbiamo detto? Circa 7 watt. Circa 7 watt. Allora, c'è da dire, poi lo diremo anche dopo, che ora lo stiamo alimentando a 24 volt, ma con un alimentatore parecchio più capace in corrente, anche se poi, diciamo, la potenza quella è. Però circa 7 watt a canale, dai. Circa 7 watt a canale. Casse da 90 e passa dB di efficienza. Casse da 90 e passa dB di efficienza, che sono effettivamente una cosa che fa la differenza, perché noi lo abbiamo provato prima con le Vivid Kaia da 86 obiettivamente faticava un po' di più, per cui è ovvio, va messo in condizione di poter lavorare. Però quando lavora, è secondo me un prodotto eccezionale. Assolutamente. Teniamo conto che costa meno di 350 euro il kit, quindi sì. Quanti amplificatori da 350 euro suonano come suona questo? Mi viene da dire nessuno. Ho l'impressione nessuno. E, tra l'altro, insomma, qui torniamo al solito discorso. Io però faccio così, sì, e fermo un attimo. Meno male. Torniamo al solito discorso. Qui stiamo parlando di un prodotto do it yourself. Quindi c'è da aggiungerci il valore, che non è assolutamente trascurabile, del piacere della costruzione. Cioè, certo, tu stai ascoltando l'oggetto che hai costruito. Certo. E vi assicuro, c'è un, come dire, rapporto viscerale, quasi di amore nei confronti, certo, di questo oggetto. Hai qualcosa che è qualcosa di più dell'unboxing di un prodotto e se andare a comprare in negozio. È tutta un'altra cosa. Assolutamente. Tra l'altro va anche detto che questo, che nasce come progetto didattico,
è talmente ben documentato e talmente semplice nella sua essenzialità che c'è anche il rischio che uno come me, che viene dagli studi classici e di elettronica non sa nulla, capisce come funziona. Sì, è talmente semplice. È talmente lo schema, semplice sì, che sì. E quindi il piacere della scoperta aumenta ancora di più. Certo, certo. Quindi da questo punto di vista devo dire fantastico. Anche perché siccome l'alimentazione apposta è un'alimentazione switching da computer esterna, chi non si sente in grado di fare il passo in più e di avere a che fare con la corrente di rete, quindi con la cosa più pericolosa, ci può mettere un alimentatore da computer qualsiasi esterno e funziona benissimo lo stesso, quindi non c'è neanche la paura di prendere la scossa, sì, la famosa paura di prendere la scossa. Però Giulio, a me è piaciuto tantissimo Grana, bella voce, profondità, piani. Ecco, questo mi ha colpito. E dal punto di vista proprio della pasta sonora che potete aspettarvi da questo apparecchio, devo dire c'è una bellissima descrizione della gamma media. Non aspettatevi una gamma bassa, boom, di quelle impattanti, forti, è delicata, c'è, è articolata, l'amplificatore è veloce, però secondo me dove dà il suo meglio è questa fantastica gamma media, setosissima, totalmente priva di grana, luminosa e perfettamente raccordata con una gamma alta che magari non è proprio il massimo dell'estensione, però è bella, è luminosa, bella. E c'è tutto. E ripeto, ecco, se poi, come stavamo facendo prima, chiedete il pieno orchestrale, quello insomma che quando sei all'auditorium Parco della Musica, bam, ti schiaccia, ti attacca tipo ecco, no, questo, corvette da 2000 cavalli, no, questo non glielo potete, no, non glielo potete chiedere. Però, insomma, tanto di cappello. E, ripeto, tanto di cappello ad un progetto che io credo veramente chiunque è in grado di realizzarsi. Anche tu. Anche io. Ma vi dirò, essendo uscito onorevolmente vivo dal kit del preamplificatore, che attaccato, tic, boom, è partito, io un pensierino a costruirmi anche questo, che poi non saprei assolutamente che cosa diavolo farci. Vabbè, ma questo è un dettaglio. Questo è un dettaglio. Anch'io mi sono fatto un amplificatore da 60 kg che non so neanche dove metterlo. sono dettagli. Dettagli, poi dopo insomma uno ci pensa. Va bene, subscribe. Ci siamo divertiti un sacco. Ciao. A presto.